Una grande vittoria oggi per Letizia. Oggi siamo qua con il padre. Come è nata? Come hai trasmesso la passione a tua figlia? Sei anche tu un appassionato ciclista che ha corso, raccontavi? Sì, devo dire che da giovane ho corso anch'io, fino al dilettante purtroppo. Però con i miei errori, quello che ho imparato, ho cercato di trasmettere lo sport e in più, piano piano, anche il ciclismo. E lei, piano piano, ha iniziato a volere correre in bicicletta con i giovanissimi e dopo, studiando, correlando con lo studio, e man mano che si andava avanti era diventata sempre più forte. Ecco, la vittoria di oggi, come l'avete sostenuta voi genitori e soprattutto cosa può significare per Letizia? Ma innanzitutto per Letizia vuol dire tanto, perché essendo una ragazza molto che sente le cose, un po' tesa così, sbloccarsi così, vuol dire che prossimamente potrà partecipare alle corse con più tranquillità. Ha dimostrato quello che vale e non è terminata qua, perché ha altre doti che sono ancora da migliorare. Buonasera a tutti. No, niente, la nostra famiglia è legata da sempre al mondo del ciclismo e dello sport in generale. Le nostre figlie non hanno fatto da subito ciclismo, anzi prima praticavano l'atletica leggera anche con buoni risultati, però poi hanno scoperto il mondo delle ruote e un pochino avvantaggiati dal papà, che ha sempre corso in bicicletta ma non ha mai spinto le figlie a fare lo stesso sport, hanno ricevuto molti stimoli dal trascorso sportivo del padre. E da lì è nato un amore che portano avanti e che le spinge a fare sempre del meglio, non tralasciando mai la scuola, gli impegni, ma facendo molti sacrifici. Una vittoria combattuta quella di oggi, avete seguito vostra figlia, cercato di darle dei consigli, ecco, ci racconti un po' come è stata combattuta questa tappa? Noi siamo venuti per aiutare anche la squadra nei rifornimenti, nei cambi borracci, quindi ci siamo portati a due rifornimenti, siamo riusciti a farli, ad aiutare sia nostra figlia in fuga sia le altre ragazze col cambio borraccia. Poi un pochino negli ultimi chilometri ci siamo persi, non riuscivamo più ad anticipare la gara, eravamo sempre in coda. E poi per fortuna all'ultimo chilometro mi sono ritrovata davanti alla corsa, cioè prima della corsa sono scesa dal camper perché la strada era ormai occupata e fermata, mi sono messa a correre, già che corro un po' io, e ho fatto un chilometro veloce, sono andata a vedere com'era l'arrivo per poter poi riuscire magari a dare qualche indicazione alla figlia quando arrivava. Sono tornata indietro per 500 metri e quando l'ho vista arrivare gli ho detto di cercare, che l'arrivo era un po' in discesa dopo una leggera curva, e di cercare di far partire appunto quegli 8, che è molto più veloce, molto più scaltra e abituata alle volate. E poi non ho più visto l'arrivo perché appunto andava giù un po' in discesa. Ho sperato tanto fino a quando uno spettatore mi ha fatto vedere il video e non ci potevo credere, perché ho visto che l'ha infilata, che aveva vinto, non ci potevo credere. Mi raccontava che avete anche una figlia più piccola che anche lei corre, va in bici, ha già ottenuto delle vittorie, quindi due sorelle. Giada Borghesi sempre, che corre con la categoria junior. Quello che per il tennis sono le sorelle Williams potrebbe essere per il ciclismo le sorelle Borghesi. Noi ci speriamo. Dopo le vittorie della VOS durante la seconda e la terza tappa, oggi in Brianza hai vinto tu. Cosa ha significato per te questa vittoria e soprattutto quali sono state le principali difficoltà che hai incontrato durante il percorso? Sicuramente questa vittoria è incredibile. Sapevo di andare forte in questo periodo, ma non mi aspettavo di certo di vincere. E avere il mio nome accostato a quello di Marianne Vos, che ha vinto le prime due tappe, è veramente una cosa eccezionale, perché è sempre stato il mio punto di riferimento, quindi è veramente incredibile. E sicuramente la tappa di oggi è stata molto dura perché c'era un gran caldo, poi il percorso era molto nervoso, mosso,
e la fuga è durata molti chilometri, quindi è stato molto dispendioso. Alla fine però ce l'hai fatto e hai superato il tuo mentore, il tuo idolo. Sì, alla fine per fortuna ce l'ho fatta e ci ho messo tutta me stessa e tanta grinta, tanta determinazione, quindi sono contentissima veramente. Quali le aspettative per la prossima tappa? Sicuramente domani è una tappa durissima con tantissima salita. Spero di far bene, però dovrò vedere come recupererò dalla tappa, dagli sforzi di oggi. Di certo cercherò di fare il meglio possibile e il meglio anche per le mie compagne di squadra, per la mia squadra.